Bentrovati cari amici e benvenuti in una nuova puntata delle pillole dell'artista. Oggi ci troviamo a Milano, sono stato chiamato per dare un'immagine e creare un nuovo restyling della zona Livi. La mia proposta era fare una corteccia pietrificata su un vano scale. Andiamo a vedere come. Andiamo a vedere ora le pareti che andremo a decorare. Ci troviamo nella zona living del soggiorno. Questo soggiorno è un po' particolare perché abbiamo tutta la zona pranzo e soggiorno, più abbiamo l'angolo scala che va su nel reparto notte. La mia idea era di valorizzare questa parete della scala per dare un tocco originale e valorizzare tutto quello che è l'invito per andare al reparto notte. Volevo proporgli una decorazione materica, l'effetto è un effetto innovativo, è una corteccia pietrificata. Vi elenco le fasi della decorazione che vado a proporgli. La prima fase è la stesura del materiale, la seconda fase è la lavorazione con l'effetto in modo tale da creare la texture, la terza fase è la compattatura del materiale, la quarta fase andiamo a dare il suo fondo madreperlato. Che cos'è il suo fondo madreperlato? Mi valorizza quello che è la mia decorazione e allo stesso tempo mi blocca l'assorbimento dei colori. Andremo a creare il colore scelto dalla cartella e andremo con la quinta fase a vetrificare in modo tale da valorizzare tutta la nostra decorazione, valorizzeremo tutta la texture e sarà valorizzata con lo stesso tempo anche la parete della scala, per cui non mi resta altro che iniziare. Andiamo a vedere la seconda fase decorativa, ossia la creazione della trama. Per far questo mi avvalerò di un tappeto erboso in modo tale da creare e delineare tutta la mia fase decorativa. Vi faccio vedere come.
Andiamo a vedere ora la terza fase lavorativa, che è composta dalla definizione del mio materiale. Per fare questo ho bisogno del mio fratazzo, mi aiuterò con dell'acqua e andrò piano piano ad accarezzare la texture, in modo tale che andremo a compattare delle zone, andremo ad appiattire altre zone e andremo a lasciare la texture abbastanza delineata, molto bella, e anche ci valorizza la nostra parete. Stiamo concludendo la fase della compattatura della texture, passeremo successivamente alla fase della coloritura. Vediamo ora l'ultima fase, che è la fase della vetrificazione. Per fare questo avremo bisogno di una resina apposita. Perché resina? Perché è solo che la resina che mi blocca le assorbenze e mi permette di rendere una pittura lavabile. Per cui vi faccio vedere come. Per far questo avremo bisogno di un pennello e andremo a passare nel senso longitudinale, in modo tale da valorizzare la trama e allo stesso tempo pettinarla e proteggerla. In questa maniera qui, vedete?
Bene, siamo arrivati alla conclusione di questa puntata. Avete visto come valorizzare Urbano Scala con la decorazione della corteccia pietrificata. Se avete qualche dubbio scrivetemi, avete l'indirizzo email che è ep.bioarchitetture@gmail.com oppure scrivetemi su WhatsApp al 340-4155-827. Io vi saluto con il mio nuovo slogan, vesti la tua casa di emozioni. Ciao!